Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: state attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Dunque, quando fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dalla gente. In verità, io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto, e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. E quando pregate, non siate simili agli ipocriti che nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze amano pregare stando ritti per essere visti dalla gente. In verità, io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. E quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipocriti che assumono un'aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. In verità, io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu digiuni, profumati la testa e lavati il volto, perché la gente non vede che tu digiuni, ma solo il Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Questa mattina attraverso il Vangelo ci vengono ripresentate le tre virtù teologali che siamo chiamati a vivere tutti noi cristiani: la fede, la speranza e la carità. Voi sapete, quando si discute sulla santità di una persona dopo la morte, perché la Bibbia dice non chiamate santo nessuno sulla terra se non dopo la morte, si analizzano queste tre virtù, cioè il postulatore tira fuori tutte le testimonianze sulla fede, sulla speranza e sulla carità secondo la specifica vocazione. Ecco, quindi, che ne so, la vocazione da frate, come ha vissuto la fede, la speranza, la carità nella fraternità, la vocazione da parroco, da sacerdote, da prete diocesano, come ha vissuto la fede, la speranza, la carità nella comunità parrocchiale, la santità di un papà e di una mamma, di un laico, come ha vissuto la fede, la speranza, la carità nella famiglia. Ecco, questo è il criterio del cammino, appunto, quando si apre un processo. E allora questo ci rimanda appunto al nostro cammino terreno di conversione e santificazione quotidiano, ovvero il primo, come dice Gesù, il primo aspetto è la carità, che c'è l'elemosina, appunto, non sappia la tua destra ciò che fa la tua sinistra. Ma che significa questo? Sia un'elemosina discreta,
Non che uno si deve mettere sotto i banchi, si deve nascondere, no. Fare le cose così, semplicemente. Purificando che cosa? L'intenzione perché le faccio. Perché io aiuto quella persona? Perché, per mettermi a posto la coscienza? Per fare semplicemente del bene come dovere morale? Oppure c'è un'altra cosa? Perché dentro quella persona c'è il dono di Dio, c'è lo Spirito Santo, quindi c'è Cristo. Ecco, allora questo significa fare l'elemosina perché resti nel segreto, non nascondersi, che non sono, no, farlo nella spontaneità, nella semplicità, con l'intenzione semplicemente perché Gesù mi sta chiedendo di amarlo nell'altro, punto. Poi chiaramente non è che bisogna ostentare, questo lo sappiamo tutti, però ecco, deve essere questa l'intenzione. Ecco perché il rimando poi successivamente dove va la preghiera. Perché dici, quando pregate non siate simili agli ipocriti, cioè che si mettono con le, tutto a destra e a sinistra, fa vedere che dice tante preghiere. No, quando pregate, quando entri dentro la porta della tua camera, chiudila, entri dentro la camera, chiudi la porta a chiave, che nessuno ti veda, che il Padre tuo ti veda nel segreto. E dice, il Padre tuo nel segreto ti ricompenserà. Qual è questo segreto? Non sono quattro mura, ma è proprio la tua intenzione, cioè il tuo cuore. Perché preghi? Perché ti sei abituato, oppure perché la preghiera per te è una fonte di gioia e di speranza, è una fonte di colloquio interiore con Dio. Vedete quanto è profondo il cammino spirituale. Il terzo aspetto, digiunare. Perché digiuni? Spesso la Madonna Medjugorje ha detto di digiunare. Perché digiuni? Tu digiuni perché te l'ha detto la Madonna Medjugorje? No. Tu digiuni per il senso di speranza, cioè ti togli un po' ciò che, quello che magari è superfluo, ti togli un po' di più oggi, digiuni e dici, offro questo digiuno per la riparazione dei miei peccati, per la salvezza delle anime, per aiutare le anime in purgatorio a passare in paradiso. Ecco, motivare tutto ciò che facciamo. San Giuseppe è stato un maestro in questo. Un uomo discreto, un uomo semplice, un uomo che timorato di Dio. Sappiamo che quando l'angelo andò da lui, quando Maria, prima di tutto, prima dell'angelo, andò da lui, gli disse che era incinta per opera dello Spirito Santo, lui voleva ripudiarla in segreto. Così dice, Maria non la espongo all'adulterio, io in segreto mi ritiro. Ma poi, dice il testo, pensando a queste cose, cioè timorato di Dio, e sei il disegno di Dio, ecco il mistero. E poi la giustizia di Giuseppe risiede nella sua risposta all'angelo di Dio, che gli viene a dire non ti preoccupare perché quello viene dallo Spirito Santo. E si affida. Un uomo vissuto completamente nel silenzio e nel mistero. Non nel nascondimento, perché no, un uomo vissuto difendendo la madre e il figlio, scappando in Egitto, un uomo che si è sacrificato nel lavoro, un uomo che è semplice di famiglia, ma timorato di Dio, un uomo amante del silenzio, un uomo amante custode della famiglia, dell'unità, della comunione della famiglia. Ecco, allora oggi lo vogliamo invocare, San Giuseppe, ecco, perciò ogni tanto io faccio proprio la messa votiva, proprio per affidargli non solo il cammino di fede che facciamo, di fede, speranza e carità, ma per affidargli proprio la Chiesa, perché lui è il difensore, è il patrono della Chiesa universale. Ecco, San Giuseppe guidi la Chiesa oggi, perché interceda, non faccia mancare né vocazioni nella Chiesa, religiose e sacerdotali, soprattutto non per ricevere il plauso degli uomini, ma per renderti gloria. Noi ti preghiamo, ascoltaci, oh Signore. Semina nel mondo il germe della pace
e della corresponsabilità, perché il bene prevalga sul male. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Continuiamo ad affidare all'intercessione di San Giuseppe, l'intercessione di San Pio, di San Francesco e nostro caro Padre Guglielmo. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. O Dio, infondi noi la Tua grazia perché non ci stanchiamo mai di stupirci delle meraviglie del Tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Amen.